questo ragazzo ha lasciato una scia, ha lasciato una speranza, ha lasciato il suo sorriso, il suo amore. C'è una persona che era definita la roccia, me l'ha definita la roccia, cioè tu stai lontano come una roccia. È una persona con i piedi a terra, che diceva, signore, non siate troppo effervescenti quando vi dico qualche buona notizia, dove sono attorenti. Però alla fine quando Ciro se n'è andato, con le lacrime agli occhi mi ha detto, mi voglio bene, quasi quasi anch'io avevo creduto che ce l'avesse fatta. Perché Ciro rimarrà sempre, ma se vogliamo veramente lasciare qualche cosa che non i figli, ma i figli dei figli dei figli continueranno a parlare di Ciro e della sua assurda storia, noi dobbiamo istituzionalizzare un riconoscimento, un premio che anno dopo anno deve diventare una grande storia, una grande tradizione. Il mondo dello sport mette a disposizione una borsa di studio in buona sostanza nei confronti di chi fa qualche cosa che è esattamente l'opposto di quello che è successo a Ciro, di chi è un esempio. Spero che il libro possa toccare i cuori di tante persone. Ciro vive nei cuori di chi lo ama, ha lasciato quel sorriso che mi dà la forza di andare avanti. Oggi Antonella Leardi, la mamma di Ciro Esposito, ha presentato alla stampa Ciro Vive, il libro scritto con la giornalista Rai Vittoriana Abate. Non casuale il luogo scelto per l'evento, quello stadio olimpico di Roma dove Ciro, un anno fa, non riuscì ad arrivare perché ferito a morte mentre stava andando allo stadio per seguire il Napoli, impegnato con la Fiorentina nella finale di Coppa Italia. La prefazione del libro è stata affidata a Giovanni Malagò, presidente del CONI, anche lui alla cerimonia di presentazione del libro. La realtà della vita ti porta a osservare e a toccare con mano una vicenda come quella di Ciro, ha detto tra le altre cose il numero uno dello sport italiano nel suo intervento. Per mantenere vivo il ricordo di Ciro è stata istituita una borsa di studio riservata a tutti quelli che rispetteranno le regole, per chi fa qualcosa che è opposto a quello che è successo a Ciro. Con l'occasione è stato premiato il giovanissimo Stefano Cedrini, schermidore tredicenne di Ravenna, che ha rifiutato un punto a proprio favore per una stoccata mai messa a segno in gara. Ciro ha dato la sua vita per far sì che questo studio, che la tifoseria possa cambiare. Quindi è stato un ragazzo che ha pagato a sue spese, ovviamente, unitamente alla sua famiglia, questo grande dolore per far sì che tutto quello che arriverà domani possa essere totalmente diverso.